Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento del programma pubblico di Tre Stazioni per Arte e Scienza, un progetto promosso da Roma e Cultura, da Roma Culture, ideato e realizzato da Azienda Speciale Pala Expo. E è un progetto, diciamo, che ha come obiettivo quello di creare delle occasioni di dialogo e di confronto sia tra vari diversi ambiti della ricerca, della conoscenza e della cultura, e anche tra appunto il mondo della ricerca, della scienza e dell'arte in particolare, e la società. Sono appunto tre grandi mostre, Ticon Zero, una mostra che mette in stretto rapporto arte e scienza, la storia di Roma che racconta la lunga tradizione di questa città per quanto riguarda la ricerca scientifica, e Incertezza, mostra invece che racconta il percorso della scienza per addomesticare l'incertezza, una categoria, diciamo, pervasiva del mondo naturale. Questo primo incontro avrà appunto come tema l'incertezza e la conoscenza, e vi introduco i nostri ospiti. Allora, alla mia destra Andrea Brandolini, economista e vice capo del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia. Si è occupato nei suoi studi e nella sua attività di rappresentanza istituzionale di povertà, disuguaglianza, misurazione del benessere ed economia del lavoro. È tra i fondatori del sito di informazione demografica neodemus.info e ha curato la pubblicazione postuma dell'ultimo libro di Anthony Atkinson, Measuring Poverty Around the World. Alla mia sinistra Fernando Ferroni, fisico e professore al GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila. È stato presidente dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che l'istituto che ha anche curato la mostra Incertezza. È stato membro del Council del CERN e del Governing Board di Science Europe. Si è occupato di fisica sperimentale delle particelle, prima al CERN, poi negli Stati Uniti e adesso ai laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN. E oggi dirige anche il progetto Einstein Telescope per la realizzazione del futuro osservatorio di onde gravitazionali. E invece collegata con noi da Sèvres c'è Patrizia Tavella, fisica, direttrice del Dipartimento del Tempo del BPM, che è il Bureau International des Poids et Mesures de Sèvres, appunto in Francia. E dopo aver lavorato 30 anni all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, l'INRIM di Torino, dove si è occupata della scala di tempo italiana e ha collaborato al timing del sistema di navigazione satellitare europeo Galileo. Allora, io comincerei chiedendo ai tre ospiti di questa sera di raccontarci che cos'è l'incertezza nei loro specifici ambiti. E partirei da Ferroni. Grazie. Buonasera. Allora, ci sono dei concetti che sono profondamente legati e di fronte ai quali quello che chiamiamo il pubblico generale tende a ritrarsi, diciamo, con forme di orrore o di repulsione. Cioè, il primo concetto fondamentale è quello della probabilità. Questo è un concetto, diciamo, non negoziabile, tra virgolette, cioè dovrebbe far parte di quella che è la cultura di ciascuno di noi. Ovviamente uno si pone il problema, diciamo, la probabilità, poi c'è la matematica, sono tutte cose. No, questo non è vero, perché tu la vedi e lì non c'è? Capisci quello che sto dicendo? Sullo schermo dovresti proiettare la prima delle mie slide. Dai, grazie. Perfetto. Allora, tutti noi associamo il concetto di probabilità a una cosa che è molto deviante, va bene, sebbene abbia ovviamente a che fare, cioè al lancio di un dado, no?
Alla roulette non so se tutti ci giocano, diciamo io no, perché si perde sicuramente, quindi mi pare inutile. Però al lancio di un dado, in cui uno dice, vabbè, ma se io lancio questo dado tante volte, alla fine uscirà tante volte l'1, tante volte il 2, tante volte il 3. Questo è vero, ma questo, se mi posso permettere, diciamo nella vita quotidiana è la cosa più inutile che ci sia. Perché la probabilità è un oggetto molto più sottile, se mandi avanti un'altra delle slide, solo delle trasparenze. La prossima. Arriva. Solo recentemente, diciamo, no, si è riscoperto un po' quello che peraltro, diciamo, l'abate Beis aveva intuito un paio di centinaia di anni fa, ma che poi non è stato mai seguito matematicamente, non è stato neanche seguito con un approccio, diciamo, più deterministico in un certo senso. Cioè, la probabilità deve essere è un oggetto soggettivo, deve essere un oggetto che ci permette di valutare e fare delle scelte razionali in base a quello che conosciamo. Questo è, diciamo, la chiave, va bene, della probabilità come ridefinita da De Finetti e da un altro suo collega americano 40 anni fa, non 3 secoli fa. Quindi, se posso avere la prossima, e forse anche saltiamo la prossima perché, diciamo, la prossima è ci risparmiamo tempo, mettiamo quella del premio Nobel recentemente, eccola. Vedete, la probabilità è quello che permette di decidere il da farsi in un mondo che conosciamo imperfettamente. Questa è la migliore definizione di probabilità che si possa avere e questo è il concetto che dobbiamo metabolizzare. Cioè, la probabilità è una cosa, e quindi l'incertezza e tutto quello che ci è associato, è tutto ciò che ci deve permettere di valutare il meglio razionalmente le decisioni che prenderemo. Ovviamente, come potete capire, cioè, a mia conoscenza c'è una sola cosa che ha il 100% di probabilità e che non ha quindi bisogno di una definizione particolarmente complessa: moriremo tutti. Su questo non c'è discussione. Però, tolto questo, tutto il resto è soggetto a delle interpretazioni, a delle possibilità, a delle scelte da fare. Allora, la scienza che, diciamo, più di tutte ha usato in maniera estensiva, come si può dire, la probabilità è la fisica, va bene? Perché la fisica è quella delle misure talvolta noiose perché ripetitive, talvolta eccitanti perché ci si fa una grande scoperta scientifica. La fisica è quella che deve decidere a un certo punto se la misura è soddisfacente rispetto a quello, all'uso che vuoi fare di quella quantità. E mi immagino che Patrizia si inonderà, diciamo, sul concetto del metro di platino iridio o del chilo di platino iridio, poi ci spiegherà anche perché non si usa più quello ma la costante di Planck e la velocità della luce, ma insomma, questi però sono dettagli interessanti. E, diciamo, ci deve permettere di sapere se la misura che ho fatto è soddisfacente oppure c'è qualche cosa che non va e quindi devo essere in grado di valutare, diciamo, l'incertezza. E secondo me questa cosa, per chi visita la mostra, è molto evidente nel robot che continua a pesare continuamente la stessa cosa e trova valori diversi ogni volta, non terribilmente diversi, ma diversi. E questo ti dice come, diciamo, se tu misuri una sola volta hai preso un numero a caso, diciamo, rispetto alla quantità che vuoi misurare. Questo è un concetto. Dall'altro punto di vista, quando tu osservi un fenomeno, ma questo lo vediamo probabilmente nella seconda parte, quando tu vedi un fenomeno nuovo e, diciamo, non pretendendo di vincere il premio Nobel, ma qualcuno sulla cosa che vi farò vedere poi ce l'ha vinto il premio Nobel, insomma, deve valutare se quella è quello che si dice frutto del caso, ne sono stato sfortunato, oppure c'è dietro una solida interpretazione. La certezza no, quella non c'è mai, scordatevelo, uno fa la misura, la certezza non c'è mai. Però se c'è una solida evidenza che quell'oggetto, diciamo, lo posso dichiarare una grande scoperta scientifica e qualcuno, dopo averlo guardato, riguardato tante volte, mi darà un premio Nobel. Quindi in qualche modo poi la fisica, che ha costruito, diciamo, tutta la sua credibilità in fondo su questa cosa, diciamo, poi cerca di vendere o di insegnare, ma forse ne ha insegnare non è la parola giusta, ma insomma di fornire questi strumenti. Ultimo concetto: ci sono delle cose
così come la morte è certa, va bene? Ci sono delle cose che è inutile dire adesso io la misuro meglio, va bene? Perché è del tutto inutile, va bene? Nel senso che la natura alcune cose ci impedisce di misurarle. E lì, sempre in uno degli exhibit, qualche modo tenta di tradurre in maniera intrigante quello che è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che ti dice: la vuoi misurare la velocità di una particella? Te la faccio misurare, ma non saprai mai dove sta, dove stava. Vuoi misurare dove stava? Lo puoi fare, ma la sua velocità non la puoi conoscere. No, su quello lì non è un problema di rifare la misura tante volte, quello è inutile, va bene? Quello è come appunto giocare sapendo di perdere, essendo certi di perdere. Grazie, adesso passerei quindi la parola a... Ah, colgo l'occasione tra l'altro di dire che la citazione di Giorgio Parisi è tratta dal saggio che lui ha scritto per il catalogo della mostra Incertezza. Beh, che è tra gli autori del ovviamente catalogo. Noi che siamo preveggenti abbiamo fatto scrivere l'introduzione del catalogo a Giorgio Parisi ben prima che gli dessero un premio Nobel, ma quello diciamo ha promesso anche che ci viene a trovare comunque. Passo la parola dunque a Patrizia Tavella. Grazie, buonasera a tutti. Io mi trovo a Sèvres, all'Ufficio Internazionale Pesi e Misure. Sono nella sala storica che rappresenta questo ente dove ci sono state tutte le riunioni storiche. Credo che tutti ricordiate che tanti anni fa abbiamo firmato una convenzione del metro nel 1875 e tutti i paesi si sono messi d'accordo per utilizzare le stesse unità di misura. Se posso condividere lo schermo, avrei piacere di farvi vedere dove sono. Ecco, questo è il Pavillon de Breteuil dove siamo ospitati. E vedete, c'è un piccolo chilo nella fotografia, ma io qui vicino a me ho anche una copia del chilo, non quello vero, una copia, ma ce l'ho perché in questa sala ci sono molte cose anche storiche. Quindi per noi la misura è fondamentale e soprattutto il coordinamento delle misure mondiali, cercando di lavoriamo per avere in tutti i paesi gli stessi campioni di misura, la stessa comprensione delle misure e anche la stessa comprensione delle incertezze. Per noi una misura vuol dire un numero, che è il valore, un'unità di misura. Patrizia, su cui scusa, tutti. Quando tu vuoi far vedere qualche cosa, devi togliere la condivisione dello schermo, altrimenti Noi vediamo solo lo Va schermo bene. Condiviso, che non è però l'oggetto che tu stai mostrando. Ah, va bene, magari lo rifacciamo dopo, adesso tengo la condivisione. Mi sentite però, l'audio va bene? Sì, sì, sì. Grazie. Ok, bene. Allora dicevo, il risultato di una misura per noi è un numero, il valore, un'unità di misura sulla quale ci siamo messi d'accordo e tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando, e un'incertezza. E anche sull'incertezza abbiamo un grosso lavoro per uniformare il suo significato e la sua valutazione. Parlando di incertezza, quando sono stata invitata e mi avete detto si parlerà di incertezza, mi sono ricordata che tanti anni fa, e non vi dico quanti, avevo partecipato a una prima scuola sulla meteorologia e quando ci dissero che cos'è l'incertezza, ci dissero chiedetelo a loro. Vediamo se riesco. Questa foto è vecchissima, come la scuola che io ho frequentato. Però questo mi dà l'idea, in termini immediati, dell'importanza dell'incertezza di misura e dell'effetto che questo possa avere. Allora, vi dicevo, per noi l'incertezza è fondamentale. Abbiamo un gruppo internazionale che stabilmente si occupa di questa guida, la guida alla valutazione delle incertezze di misura, che è uno dei nostri documenti di base e dove si dice, vedete c'è scritto, riportare i risultati di una misura di per sé non è sufficiente, bisogna dare una
valore quantitativo della qualità del risultato, in modo che ci si possa essere sicuri della sua affidabilità. E quindi sull'analisi dell'incertezza di misura poi ci sarebbe tanto da dire. E allora smetto di condividere questo e vediamo se ora va meglio per farvi vedere che sono in una stanza dove c'è non, questo non è il chilo, ma è un chilo, una copia, ed è un cilindretto di platino iridio alto circa 4 centimetri. E ho qui con me anche un metro che ha una speciale sezione e ovviamente questi non sono più i campioni internazionali, ma un tempo lo erano. Quando nel 1875 si firmò la convenzione del metro, questo istituto aveva come scopo principale quello di accogliere il metro campione e il chilo campione conservati in una cassaforte con la possibilità di essere aperti soltanto in condizioni molto particolari e questo era uno degli scopi principali, mantenere il campione internazionale. Se Felizia, la regia può passare... il secondo campione dove lo tenevi? Il secondo quale? Il metro? Ah, il secondo! Il tempo. Il secondo è arrivato più tardi perché inizialmente il secondo non era una delle unità di base, si pensava soprattutto al commercio e ai trasporti e quindi le prime unità di misura erano il chilo e il metro, poi c'era la portata per cui c'era il litro campione, il secondo è arrivato dopo, quando sono arrivati gli astronomi che erano i detentori della misura del tempo. Se la regia può passare un filmato, avrei piacere di farvi vedere il vero chilo campione. No, ancora non, no, non ci riusciamo. Quindi magari... Eccolo. Diciamo che è incerto, la proiezione di questo filmato è incerta. Riproviamo casomai. È un po' trasmette, un po' sì, un po' no. Va bene, non importa, magari ve lo faccio vedere dopo. Articolo 3. Sta andando. Sta andando. Ecco, allora, questo filmato comincia con la convenzione del metro, vedete, firmata il 20 maggio del 1875, in cui si istituisce l'Ufficio Internazionale Pesi e Misure come organizzazione internazionale che ha come scopo, vedete, tenere in una cassaforte in alto il metro e sotto il chilogrammo con sue 6 copie che sono mantenute in un posto assolutamente protetto, non so se il film c'è ancora, che a tutt'oggi è accessibile con una certa procedura e non è sicuramente accessibile al pubblico. Ce l'avete ancora o è sparito? No, si è concluso il filmato. Ah, ok, vabbè, al pazienza. Allora, il filmato faceva vedere che ancora oggi questa cassaforte con il chilo è chiusa in una stanza che ha 3 serrature. Le serrature hanno 3 chiavi diverse. Una è custodita dal direttore di questo ufficio internazionale, l'altra dal presidente del Comitato Internazionale Pesi e Misure, che è il nostro organo di governo, la terza ce l'ha il direttore degli archivi di Stato di Parigi. Solo quando queste 3 persone sono insieme e aprono ognuna con la propria chiave la porta, si accede nella sala dove c'è la cassaforte e dove c'è il chilogrammo e il metro campione. Sembra una cosa un po' d'altri tempi, però fino al 2018 il chilo è stato definito come la massa del prototipo internazionale chiuso nella nostra cassaforte. Quindi adesso da qualche anno ci sentiamo un po' orfani perché sappiamo che il chilo non è più il chilo, ma è un chilo.
però è ancora nella cassaforte così gelosamente custodita. È affascinante tutta questa ritualità. Questa. No, ma sì, è un po' sacerdotale. Va bene, perché secondo me in Banca Italia, di cui adesso Andrea ci parlerà, c'è il cavò con tre chiavi che ci dirà chi le tiene. Passiamo quindi all'incertezza. Buonasera, non ti dirò certamente chi tiene le chiavi, rimarrai nella totale incertezza di questo. No, in realtà io vi parlerò non di Banca d'Italia adesso, forse dopo se abbiamo tempo, ma vi parlerò del ruolo dell'incertezza nelle discipline economiche, in economia. Nelle belle pagine che hanno scritto Luigi Guiso e Daniele Terrissese nel catalogo, loro iniziano dicendo l'economia è il regno dell'incertezza. E questo è, perché noi ci confrontiamo i contorni in cui le persone agiscono, gli agenti economici agiscono, sono incerti, ma sono incerti gli stessi comportamenti e sono incerti i comportamenti delle persone che interagiscono con le altre persone. Quindi in quest'ambito di totale incertezza ci sono discipline, branche dell'economia che hanno studiato come l'individuo si comporta in condizioni di incertezza, questa è la teoria delle decisioni, oppure come le interazioni nei comportamenti delle persone, interazioni interagiscono, quindi come le persone interagiscono, questa è la teoria dei giochi, quindi io scelgo un certo comportamento nell'ipotesi che il mio interlocutore scelga un certo altro comportamento e sulla base di questo mi muovo. Quindi queste sono filoni di analisi specifici dell'incertezza e di comportamento degli individui. Una distinzione classica che viene insegnata agli studenti di economia fin dall'inizio, fin dai primi anni, è la distinzione fra rischio e incertezza, che viene tradizionalmente attribuita, anzi, perché è stato lui a svilupparla in questi termini, a Frank Knight, un professore, uno dei fondatori della scuola di Chicago, dove il rischio è quella situazione in cui gli individui hanno una percezione dei risultati, sanno quali sono i risultati possibili e possono attribuire una probabilità a questi risultati. La schedina del totocalcio è una situazione di rischio perché io so quali sono i risultati, i risultati sono solo tre. L'incertezza invece è una situazione in cui non siamo in grado di attribuire, perché non abbiamo abbastanza conoscenze, attribuire delle probabilità agli accadimenti. Addirittura ci sono situazioni di incertezza in cui non sappiamo neanche quali siano i risultati possibili a cui attribuire probabilità. Quindi questa è una distinzione che viene fatta. Guiso e Terrissese in questo saggio fanno l'esempio del caso di Blockbusters e Netflix. Blockbusters, per quelli che se lo ricordano, era una distribuzione capillare con negozi di video, le videocassette che si andavano a prendere a prestito e poi si restituivano. E a un certo punto Netflix, una piccola azienda sconosciuta, entrò nel mercato americano e propose a Blockbusters una fusione. I proprietari di Blockbusters non ritennero che ci fosse, non capirono quali erano le potenzialità di distribuzione di strumenti mediali via internet e rifiutarono questa proposta. Oggi Blockbusters è fallita, mentre Netflix è una delle società quotate in borsa con un valore stratosferico di mercato. Ecco, questa è una situazione in cui la totale incertezza sui possibili esiti ha portato a un determinato risultato economico significativo. C'è nella letteratura quello che forse è il caso più estremo di incertezza, è quello che uno studioso americano, libanese americano, che Nassim Taleb ha definito il cigno nero, the black swan, ed è la situazione in cui l'evento che accade non è assolutamente prevedibile, ha un impatto devastante sul sistema in cui accade e per il quale si tenta a posteriori di razionalizzare con un qualche modello che dice avremmo potuto prevederlo se avessimo avuto questo modello, ma in maniera impropria, con il beneficio dell'insight, come dicono gli inglesi. Un esempio
classico di cigno nero che è stato usato da Taleb è quello che è avvenuto con la grande crisi finanziaria del 2007-2008, che ha portato nel 2008 al fallimento di Lehman Brothers. Quello non era prevedibile, era quindi un'incertezza totale. Da questo punto di vista, invece, la pandemia di Covid non sarebbe un cigno nero, secondo Taleb. Perché? Perché era attesa, prevista dagli esperti di salute pubblica, di salute globale. Anche se poi, tra virgolette, ce ne facciamo poco di una previsione se non ci dice quando quell'evento accadrà. Però questo del cigno nero è un punto importante. Allora, sulla questione della pandemia di Covid, lasciatemi dire che non sapevamo che sarebbe accaduto qualcosa di simile, e gli esperti di Global Health continuano a dirci che potrà accadere un'altra pandemia di portata simile, potenzialmente anche più grave del Covid. Quello che possiamo fare però è mettere in campo strumenti di prevenzione e preparazione, la preparedness come si dice. E apro qui una piccolissima parentesi solo per dire, perché proprio sulla preparedness contro le future pandemie la presidenza italiana del G20 ha speso molte energie, anche se non sappiamo se a fine mese riusciremo a ottenere i risultati che volevamo. Quindi, al di là di queste caratterizzazioni più teoriche, sensazione tra rischio e incertezza è più sfumata in realtà. Quello che interessa l'analisi economica è dare conto di come l'incertezza che circonda i rapporti e le relazioni economiche importa, rileva. E quindi la difficoltà dell'economista è dar conto di questa complessità costruendo un modello interpretativo che sia in grado di capire, di spiegare e di prendere decisioni, giustamente come la citazione della frase di Parisi, cioè ci interessa capire anche per prendere decisioni, non solo per capire e basta. Quindi questa è la difficoltà dell'economista. Lasciatemi dire poi, su questo chiudo, che come Patrizia Tavella ci ha appena detto, ma anche come Nando Ferroni ha detto prima, c'è una questione rilevante, che è la misurazione dei fenomeni. Questo è altrettanto rilevante in economia. E la difficoltà della misurazione ha diverse dimensioni. Ha prima di tutto una dimensione concettuale. Faccio un esempio concreto: il tasso di disoccupazione. Tutti noi pensiamo di capire, di sapere chi è un disoccupato. Il disoccupato è una persona che non lavora. È un po' troppo facile, perché la persona che non lavora potrebbe essere una persona che sceglie di non lavorare, o che non lavora perché non ha bisogno di lavorare, perché ha altre risorse. Quindi, quando parliamo di disoccupazione, dobbiamo aggiungiamo che è una persona che non ha un'occupazione e che la cerca attivamente e che non la trova. Di nuovo, sembra facile, ma cercare attivamente significa individuare la definizione, tradurre questo concetto in misurazione statistica. E capite che qui ci sono delle difficoltà. Una persona che ha vinto un concorso oggi e sa che entrerà fra 6 mesi, è occupato o disoccupato? Non sta cercando perché sa che entrerà. Quindi tutte queste sfumature rendono il concetto complicato da definire. Poi, una volta che comunque concordiamo su una definizione, dobbiamo misurarlo. E per misurarlo, questo dobbiamo misurarlo tra le persone, non possiamo fare certamente una rilevazione universale. Passiamo dai campioni, e i campioni hanno un errore di misurazione dovuto all'errore campionario, all'errore non campionario. Quindi, quando facciamo tutta questa misurazione, noi avremo varie definizioni di disoccupazione, e questo viene prodotto dagli istituti di statistica, e abbiamo un numero, un singolo numero che ci dice la tassa di disoccupazione è l'8,2%, quello che è. Dovremmo capire che in realtà quel numero ha l'8,2, ma c'è un numero che cade con una certa confidenza in un intervallo che noi possiamo statisticamente restringere. Quindi dovremmo capire che c'è un errore di misura rilevante su alcune delle variabili chiave di cui parliamo, dal tasso di disoccupazione oppure al tasso di inflazione. A questo, e poi dopo chiudo,
a questa incertezza, poi qui stiamo parlando della misurazione, c'è un'ulteriore incertezza quando iniziamo a costruire dei modelli che legano delle variabili economiche rilevanti. Una delle variabili, delle relazioni importanti che studiano per chi si occupa di politica monetaria in una banca centrale, che si occupa di mercato del lavoro, di macroeconomia, è la curva di Phillips. La curva di Phillips è una relazione che lega il tasso di disoccupazione, appunto, all'inflazione. È una relazione empirica sul quale sono stati spesi fiumi di parole e di numeri per stimarla. C'è l'incertezza di quale sia la forma di questa relazione e c'è l'incertezza di quali siano il valore dei parametri che descrivono questa relazione. Quindi, per chiudere questa mia prima cosa, primo intervento, in economia ci dobbiamo confrontare con l'incertezza dei comportamenti umani, dell'ambiente in cui le persone operano, con l'incertezza della misurazione, delle statistiche che noi utilizziamo per descrivere i fenomeni e infine con l'incertezza delle relazioni economiche che sono alla base del nostro ragionamento per descrivere l'economia. Quindi, come dicono Guise e Terlizzese, l'economia è il regno dell'incertezza. Grazie, io credo che quello che tutti e tre avete raccontato renda molto l'idea di quanto appunto l'incertezza sia da un lato un concetto complesso e dall'altro anche pervasivo della nostra società, di tutto ciò che ci circonda, insomma, non solamente del mondo naturale. E tra l'altro appunto parlavi di misura, e a proposito di misura volevo appunto tornare da Patrizia Tavella, perché al BPM è stato proprio istituito un gruppo di lavoro che si occupa in modo specifico di valutare l'incertezza. Quindi questo da un lato sicuramente evidenzia quando appunto sia complicato, difficile valutarla, e dall'altro quanto sia essenziale farlo. Sì, vorrei riprendere alcuni dei concetti che stavano raccontando proprio gli altri due ospiti. L'incertezza ci dice quanto ci possiamo fidare di una misura. Quindi l'incertezza ci dà un'idea del rischio di sbagliare. E credo che questo sia un concetto fondamentale. Quando noi diciamo che una certa quantità misura un certo valore, più o meno un'incertezza, diciamo anche che in questo intervallo più o meno l'incertezza, diciamo anche qual è la probabilità che il valore corretto si trovi. Quindi in realtà non si dice solo l'incertezza, ma c'è ancora un'informazione aggiuntiva che si può dare, che è utile e che dice la probabilità che il valore corretto si trovi in questo intervallo. Allora, di solito si dà una probabilità al 95%, che vuol dire se fai 100 volte questa misura, con questo approccio e questo risultato, il 95 volte su 100 è corretto. E uno dice, ma sì, va bene, 95 su 100 sembra un buon risultato. Vuol dire 1 su 20. 1 su 20 vuol dire che se io prendo 20 volte questa misura, una volta è sbagliata. E se sto atterrando con un aereo che si basa su questo genere di misure, una volta su 20 non atterra nel posto giusto. Quindi il concetto di rischio è molto importante ed è legato all'incertezza della misura, o come ho valutato l'incertezza e a quanta fiducia, quanta confidenza so dare a questa valutazione. E questo è il primo aspetto. Ci sono altri aspetti che rendono la valutazione dell'incertezza, che sì, noi in qualche modo regolamentiamo per quanto possibile, ma il grosso di questa guida di cui parlavo prima sono tutte le messe in guardia su tutti i problemi che ci sono. Poi una volta che uno riesce a mettere a fuoco il sistema di misura e quali possono essere le cause di errore e di incertezza, poi c'è un procedimento da seguire, ma arrivare lì non è sempre semplice. Un'altra cosa che diceva prima di me l'economista era: a volte il misurando non è ben definito, stiamo misurando una cosa che non è chiara, come il tasso di disoccupazione.
se non, al di là della nostra capacità di definire che cosa vogliamo misurare, se non riusciamo a definirlo meglio di tanto, non saremo mai capaci di dare un'incertezza più piccola. Quindi un primo lavoro da fare è, una volta che ho definito cosa voglio misurare, devo capire qual è la sua incertezza intrinseca, quanto lui stesso varia e non posso definirlo bene, perché è inutile che poi cerchi o presuma di poter dichiarare un'incertezza migliore di questa. C'è un altro aspetto per cui vi condivido di nuovo lo schermo, che è invece un altro aspetto un po' buffo. Noi distinguiamo fra la precisione e l'accuratezza. La precisione è: se io ripeto la misura, trovo sempre lo stesso risultato. L'accuratezza è: va bene che trovi sempre lo stesso risultato, ma è il risultato giusto? Allora, vedete in questo esempio, il risultato giusto è colpire la mela, e in questo caso chi tira con l'arco riesce più volte a colpire la mela, quindi il risultato è ripetibile, ha una buona precisione e anche una buona accuratezza, perché arriva al valore giusto. Se invece noi guardiamo quest'altro caso, è ancora molto preciso. Il risultato è ripetibile, ottengo più o meno sempre lo stesso valore. Peccato che non sia quello giusto. E in questo caso è molto l'errore è particolarmente importante. C'è poi questo caso, che se volete è il peggiore di tutti, dove io non sono né precisa, perché non so ripetere lo stesso risultato, e non sono neanche accurata. Allora, qui c'è tutto un discorso degli scostamenti sistematici o degli errori sistematici, per cui è fondamentale capire se la variabilità nel risultato delle misure è una variabilità dovuta ad effetti vari, però sono centrato sul valore giusto, o se invece ho un problema di scostamento sistematico, per cui per quanto io ripeta, sono sempre in questa situazione. Ripeto, mi sembra di poter dare una misura con una bassa incertezza perché ottengo sempre lo stesso risultato, ma il risultato non è giusto. Quindi, mentre sembra facile dire l'incertezza si ottiene perché si fanno tante volte le misure, poi si vede quanto queste misure oscillano, quanto il risultato fluttua dall'una all'altra, si fa lo scarto quadratico medio e questa è l'incertezza. Sì, questa è la prima approssimazione. Però bisogna vedere se non ci sono degli scostamenti sistematici, bisogna vedere ad esempio se c'è una correlazione fra le diverse misure. Se io prendo informazioni diverse, io prendo misure ad esempio fatte in laboratori diversi di una certa quantità per stimare questa quantità, ho bisogno di sapere se le misure sono state fatte indipendentemente o meno, perché se ho due laboratori diversi, ma questi due laboratori alla fine usano la stessa attrezzatura e addirittura la stessa persona che lavora per due enti diversi, la misura sarà probabilmente correlata. Quindi non posso dare lo stesso peso a due misure fatte in situazioni così simili, per cui se c'è un problema si ripete, piuttosto che a due misure fatte in situazioni completamente diverse, con operatori diversi e con strumenti diversi. E c'è poi ancora un aspetto per noi molto importante. Di solito uno pensa che se la misura viene ripetuta e l'incertezza è la dispersione delle misure, conviene fare tante misure perché poi con grandi numeri l'incertezza diventerà sempre più piccola. Quindi io faccio la misura oggi, la ripeto domani, la ripeto dopodomani, medio tutte queste misure, l'incertezza che trovo statisticamente sarà sempre più piccola perché ho sempre più misure. Quindi più aspetto, più medio, meglio è. Non è vero. Ci sono dei fenomeni per cui più aspetto, peggio è. Ci sono degli andamenti casuali che inquinano il risultato della misura che io sto facendo in maniera non indipendente. Ci sono degli errori, diciamo, delle fluttuazioni che mediamente sono zero, sbaglio un po' più, un po' meno, un po' più, un po' meno, ma mediamente sono sul valore giusto. Ci sono dei casi in cui invece io
tendo a sbagliare sempre di più in valori positivi, poi tendo ad andare sempre di più verso valori negativi, e questa fluttuazione che diventa man mano peggiore nel tempo si può modellizzare con la statistica, si chiama cammino aleatorio o moto browniano, è l'esempio più semplice, ce ne sono tanti altri. Questo è un po' come una marcia di un ubriaco che non sa bene dove sta andando e quindi procede a caso a destra e a sinistra. Se io ho solo un ubriaco, una misura, non so bene dove sono, ma posso fare della statistica, perché se io ho 10.000 ubriachi e li metto insieme e poi li lascio andare, so che dopo un'ora si troveranno in una certa zona ancora abbastanza compatta, descrivibile con una certa distribuzione. Dopo 2 ore, dopo un giorno, saranno molto più dispersi, e questa dispersione, questo allargamento dell'incertezza ha una legge matematica che in certi casi si adatta bene, però deve essere utilizzata, e non basta dire prendo tutte le misure, ne faccio la media e lo scarto quadratico. Grazie. Patrizia ha citato vari temi, quello di ripetere le misure, degli errori sistematici, tutte questioni con cui voi fisici, anche delle particelle, avete regolarmente a che fare e avete nel tempo imparato a, diciamo, a controllare, a gestire. In particolare nel caso delle grandi scoperte scientifiche è capita, come quella del bosone di Higgs, è capitato di leggere sui giornali. No, il risultato viene annunciato con 5 sigma, ma che è un termine un po' tecnico, forse vale la pena spiegarlo e capire qual è. Adesso lo spieghiamo, se mandiamo le trasparenze successive a quelle già proiettate, le mie, non mi ricordo l'ordine, ah benissimo, qual era quella immediatamente dopo? Allora ecco qua, dunque. Quando uno cerca una particella si trova in questo simpatico, come si dice, ambiente, un ambientino un po' affollato, no? Nel senso che questi protoni si scontrano uno contro l'altro, peraltro siccome il ciclo di questa macchina è di 20 miliardesimi di secondo tra una collisione e l'altra, nessun rivelatore umano costruito dall'uomo riesce a separare queste cose, quindi voi vi trovate con 30-40 collisioni che sono dentro la fotografia, tra virgolette, che voi fate, e che ci faccio con questo? Cioè, sì, mi devo girare, ho capito. E adesso dentro quel papocchio, diciamo, uno deve trovare per esempio quelle due tracce, va bene? Quella cosa che poi si chiama uno Z che decade in due particelle che si chiamano muoni. Allora, è chiaramente questo è un problema combinatorio, va bene? Nel senso che uno, siccome non lo sa quali sono, tutte quelle che hanno un certo tipo di caratteristica le prova tutte. Prossima. Allora, vedete, le particelle hanno uno spettro di energia, perché uno gli dà, diciamo, lo scontro avviene con un'energia iniziale, e quindi è molto facile produrre particelle, diciamo, prodotti della collisione di piccola energia, ed è più difficile produrre quelle di alta energia. Perché se uno prende due di queste cose a caso e le combina, viene uno spettro esponenziale, cioè lo spettro di partenza della singola particella è esponenziale, il prodotto dei due esponenziali è uno esponenziale lo stesso, e gli viene un esponenziale. Allora, se uno vedesse l'esponenziale dice vabbè, ma che ci faccio? Niente, infatti non ci fai niente. L'unica cosa è che, come vedete, col tempo, se puoi farla ripartire questo è un filmetto che sostanzialmente mette tutti gli eventi in quel canale dal primo giorno in cui l'esperimento ha funzionato per 2 anni. Si può ripartire il filmino? Ecco, vedete? Cioè, all'inizio non si vede niente, poi piano piano cresce questa escrescenza, va bene, a un certo punto. Allora, il problema è che, vedete, quello che viene mostrato sotto è la differenza tra i punti misurati e, diciamo, l'esponenziale che passa meglio attraverso tutti quei punti, è un fit, insomma. Allora, vedete che se uno crede ai miracoli, lì di fluttuazioni ce ne stanno tante. Perché quella, diciamo, che corrisponde a quel bozzetto che è anche evidente sull'esponenziale è stata considerata sufficiente, corroborata anche da un altro esperimento, ma sufficiente per mandare due illustri teorici, guardate bene che teorici hanno questa proprietà, no? Che siccome loro pensano
mentre noi sperimentali siamo le scimmie che fanno l'esperimento, a Stoccolma vanno loro, ma comunque non è grave, va bene. Diciamo, questa curva ha mandato due teorici che avevano previsto, diciamo, questo fenomeno, peraltro l'hanno previsto 50 anni fa, quindi hanno dovuto anche aspettare molto, infatti sono piuttosto anziani. Perché, diciamo, quello è significativo, mentre tutti quegli altri non sono significativi? Prossima? La prossima? Credo io. Ah, questo, ho capito, scusa. Ma qual è quello che... Vabbè, sì, ho capito. Va bene, allora, in particolare quello che cercavano questi, appunto, è la particella di Higgs, e uno sa cosa stava cercando, quindi fa tutte le combinazioni plausibili di quella cosa, e quello è il prodotto che viene. Adesso, vabbè, questo è un altro canale, non ci complichiamo l'esistenza, anche questo, vedete, col tempo cresce. Qui il punto chiave è questa escrescenza, va bene, che non è combinatoria, no? Cioè che rispetto al combinatorio casuale di due particelle, quella non c'è. Dopodiché, sempre i teorici hanno la teoria che dice giustamente che questo è quello che ti aspetti, questa curva blu è quella che ti aspetti. Vabbè, se uno ci crede va tutto bene, però quello non basta per andare a Stoccolma. Allora, che vuol dire sigma? Sigma vuol dire che se uno ha una distribuzione come questa di probabilità, che si chiama distribuzione gaussiana, va bene? Come diceva Patrizia, uno se ripete una misura con uno strumento che è sempre lo stesso, in condizioni che sono più o meno, diciamo, sempre lo stesse, si aspetta che i risultati si addensino, va bene, rispetto a un valore medio centrale, quello vero forse, e poi, diciamo, appunto, a seconda della precisione dello strumento che tu stai usando, ci possono essere delle deviazioni, va bene, quello, la bilancia che sta di là lo fa vedere benissimo, va bene, nel caso più semplice. Allora, questo vuol dire che una fluttuazione, cioè uno di quei bozzetti sopra una curva che non ha particolari evidenze di niente, diciamo, una fluttuazione che, diciamo, stia in questa, da qui in su, va bene, succede una volta ogni 713, va bene? Voi dite, quello è il famoso aereo che casca una volta su 713, io non ci salgo, comunque voi, diciamo, siete liberi. Però se uno va più in là, diciamo, e dice che c'è da qui in poi, che qui non è neanche mostrato perché non si vedrebbe, quello è una volta su 31.560, cominciamo a ragionare, va bene? Dice, mi sembra molto probabile, mi potrei accontentare, però i fisici vogliono andare ancora più in là, vogliono misurare tutto quello che succede da qui in poi, che succede una volta ogni 3 milioni e 500 mila volte. Cioè, siete matti, no? Cioè, chiaro, questa è la definizione del pazzo. Il problema è che, vedete, questa qui è invertito rispetto a quello di prima, questa è una probabilità invece di una massa invariante, ma non è grave. Vedete, al CERN hanno fatto questa simpatica scoperta, va bene, che vedete, c'era un bozzo che arrivava a 3 sigma abbondanti, quindi, diciamo, era improbabile, succedeva una volta su 1000, no? Peraltro, collegandoci a quello che diceva Patrizia dell'indipendenza dei due esperimenti, peraltro era visto da entrambi. Sì, era visto da entrambi gli esperimenti, quindi uno diceva, vabbè, io ho uno su 1000, tu c'hai uno su 1000, sarà vero, va bene? Era una bufala. Perché? Come si capisce che è una bufala? Che, continuando a fare l'esperimento, perché l'esperimento si continua a fare nel tempo, il segnale da qui è sceso a qui, va bene? Quindi una cosa che scende chiaramente non è un segnale fisico, è una fluttuazione statistica che, come dice la statistica, col tempo tutto torna, va bene? Alla fine sparisce. Per cui questo è il primo hint, come si dice, il primo suggerimento che 4 sigma, 3, insomma, potrebbero non andare bene. Ma perché succede questo? Perché, vedete, questo è una cosa che, come si chiama, l'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca adora, va bene? Questo è quante pubblicazioni fa questo esperimento, va bene? Questo esperimento, nel corso della sua neanche lunga vita, ha fatto più di 1000 pubblicazioni, va bene? In ognuna di quelle pubblicazioni c'è un istogramma come quello che vi ho fatto vedere, va bene? O quello del prima, o quello della scoperta del bosone di Higgs, e quegli istogrammi tipicamente hanno un centinaio di canali ciascuno, no? di bin in cui va a finire il tuo evento. Allora, se uno prende 1000 pubblicazioni, le moltiplica per
diciamo per 100, che è la cosa più banale, già si trova con un 100.000 diciamo intorno, senza tenere conto che il look elsewhere, come si dice in inglese, all'interno dello stesso istogramma la fluttuazione può avvenire in tutti i punti, va bene? Quindi non funziona, cioè uno su qualche centinaio di migliaia ti garantisce una falsa scoperta scientifica ogni anno sostanzialmente, va bene? Quindi uno deve andare a 5 sigma, va bene? 5 sigma succedono un po' più raramente, diciamo, ancora non abbiamo avuto un caso, secondo me, di esperimenti che hanno dato una scoperta a 5 sigma, però poi quelli erano due esperimenti, quindi insomma 5 sigma in tutti e due, va tutto bene, d'accordo? Quindi, no, questo invece non la voglio far vedere perché viene dopo. Quindi questo è un po' il discorso. Questo qui, allora, come si collega all'errore sistematico? Allora, se a Stoccolma avessero chiesto, no, il valore della massa di questa particella, è buono, sì, questo è il filmetto che però io non so far partire. Come parte? Che cosa devo cliccare? Questo? Eccolo! Allora, vedete, se a Stoccolma avessero chiesto questo oggetto, è stato dichiarato 126,8 in qualche unità di misura, va bene? Quella è un'energia, ma non importa. Allora, se avessero chiesto, ma quant'è veramente? Forse avrebbero dovuto aspettare qualche anno prima di dargli il premio Nobel, perché poi 126,8 è quello che viene con la precisione dello strumento con cui hanno misurato. Il fatto che la statistica, diciamo, ti permetta di puntare lì non vuol dire niente, perché l'esperimento accanto, che c'è quello, diciamo, che c'era, magari misura 126,6, non importa, perché sta dentro la sensibilità di quello strumento particolare. Quindi se avessero chiesto di dargli la massa vera, probabilmente non glielo davano. Però insomma, siccome è un bozzo, come si dice, no? È prominente, è significativo, è una scoperta, diciamo, in qualche modo predetta da qualcuno, tutto questo è andato liscio, va bene? Però il concetto di errore sistematico non è invece così banale, perché se voi andate sempre in uno delle pareti della mostra, è tutta una categoria di misure fatte su alcune quantità di fisica, in cui si vede che all'inizio ovviamente uno ha uno strumento primitivo, misura con un errore grande, no? Poi misura col tempo, l'errore si riduce, come diceva Patrizia, con la pazienza l'errore si riduce, poi magari fai un altro esperimento e lì si capisce cos'è il bias, va bene? Hai un altro esperimento che è più preciso del tuo, però è influenzato, perché purtroppo, contrariamente a quello che una gente pensa, la psicologia funziona pure in fisica, esiste pure in fisica, va bene? Uno tende, diciamo, no, a preferire la soluzione già nota, cioè, però io sono più preciso. Però a un certo punto su quei cosi si vede che dopo che tu vai giù, a un certo punto arriva un altro che trunk, va bene, va completamente fuori la misura, e da quel giorno quello è il nuovo standard, va bene? Quello era il fatto che quegli esperimenti contenevano dentro di sé un errore sistematico, e allora era sconosciuto, perché la definizione di errore sistematico, diciamo, no, non è facile, forse è più facile in economia in un certo senso, o nelle scienze sociali, no? Perché in fondo se tu fai un sondaggio l'errore sistematico te lo puoi anche aspettare, ci sono quelli che non rispondono al telefono, che bestie sono, quelli che dicono il falso, che bestie sono, quelli che rispondono di più in Calabria rispetto alla Valle d'Aosta, e quindi, però quelle sono tutte correzioni che col tempo, diciamo, a posteriori, vedendo il risultato, si possono ritarare, va bene? C'è sempre il dubbio che la gente diventi sempre più intelligente nel barare sui sondaggi, però questo. Poi bisognerebbe capire perché in Italia i sondaggi sbagliano, mentre in Germania ci colgono all'ultima cifra decimale. Questo, diciamo, forse ha a che fare con l'onestà intellettuale di uno rispetto all'altro, non lo so. Vabbè, comunque. Quindi in qualche modo questo è il discorso delle 5 sigma, cioè questo dice perché in fisica, specialmente, diciamo, oggi, perché una volta non era così, cioè una volta gli esperimenti si facevano con 4 cavi, un contatore, no? Cioè il famoso Conversi Pancini Piccioni, quello fatto tra il Dipartimento di Fisica e il liceo, no? Col carretto che andava da una parte all'altra per non pigliarsi il bombardamento di San Lorenzo, lì no, perché con 4 cavetti non ci stanno 5 sigma, va bene, non è che proprio non si pone
quel punto. Però adesso che tu vi ho fatto vedere che un esperimento spazza, come si dice, lo spazio delle fasi della possibilità di misura con centinaia di migliaia di ipotesi da verificare, vabbè, se non vai lì hai perso, cioè ne fai tante di scoperte, ecco, volevo dire, fai pure troppe però. Prima hai chiuso il tuo intervento citando appunto una frase del saggio del catalogo dedicato al tema appunto dell'incertezza in economia, dicendo che l'economia è il regno dell'incertezza. Ci puoi spiegare qual è il significato di questa affermazione e che cosa implica? Beh, innanzitutto devo dire che nonostante la velata accusa del professor Ferroni, in economia non siamo sistematicamente sbagliati, quindi non è che ci sbagliamo sistematicamente, c'è un errore sistematico in alcune delle misurazioni, ma non ci sbagliamo sistematicamente. Cosa significa? Allora, come ho detto prima, l'incertezza pervade tutti i fenomeni economici, quindi dobbiamo capirla, controllarla, misurarla. Vorrei partire con un esempio che non riguarda l'economia, che probabilmente molti di voi hanno letto. Qualche giorno fa è uscita la notizia che la sonda Bepi Colombo, che è stata lanciata esattamente 3 anni fa, il 20 ottobre del 2018, dopo aver girato nel mondo, non nel mondo, nell'universo e nella galassia, si è avvicinata a Mercurio e alla fine, fra nel 2025 direi, quindi fra 4 anni, sarà definitivamente catturata nell'orbita di Mercurio e inizierà a inviare informazioni sistematiche su Mercurio. Quando io ho letto questa notizia, fra l'altro l'ho letta nei giorni in cui mi invitavano a partecipare a questo incontro, io lo trovo straordinario, cioè per un economista è straordinario pensare che si possa fare con tale precisione non solo costruire la sonda, ma lanciare la sonda e seguire nello spazio e nel tempo con un orizzonte così lungo quello che accade a questa sonda. Non credi alle leggi di Newton? Esattamente, qui c'era GPS in macchina che addirittura serve Einstein, quindi questo era esattamente previsto. Infatti, quando ho pensato a questo esempio, sapevo che il professor Ferroni mi avrebbe detto, perché ci sono delle leggi della fisica, basta fare bene i conti e si arriva a questo. Beh, lasciatemi dire che l'economia è, consentitemi la battuta con un po' cheap, lontana anni luce da questa situazione. Quindi noi non, gli esseri umani non sono le particelle di cui parlava il professor Ferroni, che per quanto si muovono in maniera indeterminata sono pur sempre particelle che loro riescono a prevedere. Noi non ci sono in economia costanti universali, anche se qualche economista tende a crederlo e gli piacerebbe crederlo. Quindi stiamo parlando di una disciplina che ha dei tratti completamente differenti dalle cose che ci raccontava il professor Ferroni o dalle cose che ci raccontava Patrizia Tavella prima. Però ci sono anche punti di contatto. Si parla pur sempre di una disciplina che ha degli aspetti, tra virgolette, scientifici, anche se nelle scienze sociali. Il primo è la precisione, la necessità di precisione nella stima e nella misurazione. L'ho già accennato prima con il tasso di disoccupazione, lo riprendo con un altro esempio di argomenti che su cui ho impegnato molto del mio tempo di ricerca, che è quella distribuzione del reddito. Misurare la distribuzione del reddito è, quindi non stiamo misurando un fenomeno, ma stiamo misurando come si distribuisce un qualche cosa, in questo caso il reddito, significa che noi dobbiamo definire il reddito. Possiamo pensare a molteplici definizioni di reddito, quindi qual è la variabile che vogliamo misurare. Poi dobbiamo decidere la distribuzione fra chi la vogliamo misurare. Possiamo farlo tra le persone, possiamo farlo tra le famiglie, possiamo farlo tra i contribuenti se usiamo dei dati fiscali. Quindi di nuovo c'è il problema della definizione del concetto che vogliamo misurare. Poi c'è il problema di come misuriamo effettivamente questa distribuzione e lì possiamo entrare nel campo di usiamo dei dati campionari oppure usiamo dei dati amministrativi che coprono
tutta la popolazione, però a loro volta hanno altri problemi di misurazione. Qual è una delle difficoltà nella misurazione della distribuzione del reddito? Che i ricchi, e i veramente ricchi, al di là che siano reticenti o meno nel dichiarare i loro redditi, sono pochi. Quindi è un fenomeno raro e quindi noi dobbiamo pensare a strumenti che ci consentano di stimare la coda alta della distribuzione. Venendo alla Banca d'Italia, da 50 anni fa oltre 50 anni fa un'indagine sulla distribuzione del reddito delle famiglie italiane, una delle indagini più vecchie a livello mondiale in questo campo, e avevamo deciso di sperimentare e stiamo sperimentando ora, l'indagine doveva essere fatta nel 2020, di sperimentare sistemi di sovraccampionamento dei ricchi, in maniera tale che fossero rappresentati di più nel nostro campione, proprio per cogliere meglio questo aspetto. Quindi questo vi dà l'idea della difficoltà della misurazione che c'è in economia, che è molto differente dalle difficoltà che incontrano i fisici quando ripetono milioni di volte questi esperimenti. Il secondo punto di contatto è che alla fine sotto sotto c'è un metodo scientifico. Gli economisti hanno un modello più o meno esplicitato delle relazioni economiche che vogliono studiare. Questo modello lo confrontano con i dati, con l'evidenza empirica, per confutarlo o confermarlo. Non entro nella disputa, confutazione, eccetera, lasciamo stare. Però questo è l'obiettivo, quindi confrontare quello che è un modello teorico con i dati. I dati che sono a loro volta costruiti basandosi su una definizione teorica. Allora, qui c'è un punto di differenza, quindi questo tutto sommato il metodo scientifico è un punto in comune, però c'è un punto di differenza notevole. Non so se possono far vedere, se potete far vedere la prima slide della mia presentazione. No, solo una adesso, quindi giusto la prima. C'è. Non la vedevo nel computer. La differenza fondamentale, qui ho preso il primo articolo dell'ultimo numero dell'American Economic Review, forse la rivista più importante in economia, e ho preso il primo articolo, proprio un articolo a caso, non so neanche di che cosa parli questo articolo, e ho preso un grafico perché questo è tipico. E come vedete, quelli sono delle stime, dei parametri fondamentali in questo articolo, e attorno a quelle stime c'è un intervallo di confidenza del 95%. Non è simmetrico perché ci sono dei meccanismi di stima che sono, come si dice, clusterizzati, eccetera, eccetera. L'unico punto che voglio fare con questo grafico è dire che gli economisti sono assai meno esigenti dei fisici. Noi ci accontentiamo di due sigma è lo standard. Qualche volta possiamo andare oltre, ma spesso ci fermiamo anche a un sigma. Quindi accettiamo che i nostri parametri siano stimati con dei criteri assai meno esigenti di quelli dei fisici. Secondo i criteri dei fisici non si è fatta neanche una scoperta in economia, e su questo probabilmente concorderei con i fisici. Quindi questo per quanto riguarda un paio di parallelismi importanti. C'è un ultimo punto, poi chiuderei su questo mio secondo intervento, che è fondamentale in economia, che è quello di distinguere nelle relazioni, nelle correlazioni tra le variabili che noi individuiamo, quelli che sono correlazioni spurie o correlazioni dovute a terzi fattori e quelli che sono invece nessi causali. Questo è molto importante ed è molto difficile da fare ed è forse la cosa, la domanda che ha guidato l'analisi economica empirica, direi da tanti anni, ma soprattutto negli ultimi anni. Dico questo perché, primo, perché il premio Nobel per l'economia ultimo è stato dato a un grande economista che è David Card, e anche altri due economisti che hanno contribuito con lui, come Josh Angrist e Guido Imbens. Guido Imbens è più un econometrico statistico metodologo. David è stato quello che ha iniziato o che ha reso questa analisi
dei fenomeni economici cercando di costruire un modello teorico, confrontandolo con i dati, ma ragionando su quello che si stava facendo per estrapolare quelli che sono nessi causali. E David Card questa cosa l'ha fatta con Alan Krueger, che purtroppo non è più con noi, avrebbe vinto il Nobel insieme a loro, si è suicidato 2 anni fa. Card e Krueger insieme hanno fatto uno studio fondamentale negli Stati Uniti, che ha suscitato grandissime polemiche, sul ruolo dei salari minimi, del saggio di salario minimo, facendo vedere che aumentando il saggio di salario minimo non si crea meno occupazione, che era la presunzione standard della disciplina economica. Quindi affrontando l'incertezza dei comportamenti umani, l'incertezza dei dati, della misurazione, hanno ottenuto un risultato molto importante, poi convalidato nonostante tutte le osservazioni e le critiche, convalidato successivamente con dati migliori, che è fondamentale non solo per comprendere quello che avviene nelle relazioni economiche, ma che è fondamentale anche per il decisore di politica economica, che deve decidere quali azioni intraprendere. E per esempio in quel caso aumentare il saggio di salario minimo negli Stati americani non aveva gli effetti negativi sull'occupazione che fino allora si sarebbero ipotizzati. Quindi questa è l'importanza della costruzione del modello, del confronto con i dati e della corretta interpretazione di quelli che sono i nessi causali. Io avrei qualche altra domanda, ma credo che il tempo a nostra disposizione, vero, sia finito. E, no, quindi prima di chiudere volevo... ok, posso appunto chiedere se c'è qualche domanda da parte del pubblico? Abbiamo... Portategli un microfono, se no... Ma c'è il micro, arriva. Là. Prego, signore. Salve, grazie tante. Innanzitutto perdonatemi l'italiano, sono americano, mi sto sforzando tanto per comunicare. Ma dunque, volevo chiedere al signore della banca, Adam Smith era un studioso grande di Newton, prima di scrivere The Wealth of Nations, lui ha sviluppato un'idea che ci fosse una forza naturale pertenente a tutti gli uomini che deve spiegare l'economia, come appunto le pianete come ruotavano attorno al sole. Io mi ricordo quando io studiavo questo, mi ha impressionato tanto. È stato molto interessante anche sentire il suo commento che magari lei non crede che ci sia una forza che ci guida tutti, magari altri economisti, non lo so, mi è interessato tanto. Similarmente ho pensato anche che magari nella fisica all'epoca non c'erano gli strumenti adeguati per misurare così da poter arrivare ad una conclusione, e magari sto cercando un commento da lei. Uno crede che magari ci sia una forza che ci lega, cioè che può spiegare anche l'economia, o viviamo sempre in un abisso di incertezza, e anche se una cosa potrebbe essere che non siamo ancora magari sviluppati per poter misurare l'economia e l'uomo adeguatamente quanto la natura. Commento, per favore. Questa è una domanda filosofica molto profonda. Allora, Adam Smith era anche l'autore che ha scritto la teoria dei sentimenti umani, quindi è un autore molto attento alla dimensione umana, però è un autore dell'illuminismo, e quindi che vedeva questo progresso della conoscenza, e quindi l'esempio dei pianeti. Io credo che per fortuna gli esseri umani non sono come i pianeti, che non si muovono secondo leggi predeterminate e preordinate. Per fortuna esiste il caso, per fortuna esiste
l'intuizione umana e la capacità di fare cose che non sono previste. Poi questo qualche volta ha degli effetti negativi, degli effetti che non desideriamo, però mi spaventerebbe enormemente un mondo in cui io girassi intorno a Nando Ferroni come la Terra fa intorno al Sole, ma non perché Nando Ferroni non possa fare il Sole, ma semplicemente perché questa determinazione dei pianeti la troverrei spaventevole. Sulla questione delle costanti vi faccio un esempio molto concreto, ho parlato prima di distribuzione del reddito. Vilfredo Pareto, grande sociologo, grande economista italiano, alla fine dell'Ottocento fu forse il primo a studiare empiricamente la distribuzione dei redditi della ricchezza. Pareto fu da questo punto di vista geniale perché raccolse i pochi dati che c'erano, che erano dati sulle imposte o sul reddito, sulla ricchezza raccolti nelle città tedesche, anche in Italia nel 400, nei comuni di Firenze o della Toscana, mise insieme questi numeri, da questi numeri dedusse una misura che era l'alfa di Pareto e una funzione. Lui disse che tutta la distribuzione del reddito, della ricchezza, soprattutto la ricchezza, segue quella che poi è diventata nota come curva paretiana. E questa curva paretiana è identificata da un parametro alfa che lui interpretò come misura di disuguaglianza. In realtà è una misura di uguaglianza, ma questo secondo i canoni moderni. Però la cosa importante è che Pareto disse questo valore è in paesi così differenti come le repubbliche rinascimentali, i comuni rinascimentali italiani o le città tedesche del 600 o gli stati tedeschi dell'800, la Sassonia, la Baviera, adesso non mi ricordo quali usava, siccome questa alfa è la stessa, la distribuzione del reddito è spiegata da una costante universale che a sua volta cattura la distribuzione dei talenti nella popolazione. Allora, parlare di costante universale aveva un altro significato per Pareto. Aveva il significato, era una risposta politica ai movimenti socialisti e degli operai del tempo che dicevano che la distribuzione si poteva modificare. Se lui diceva che la distribuzione è immodificabile, stava dando un'interpretazione politica di una costante. Allora, questo è un esempio di una storia, di una variabile interpretata come costante. Pareto aveva storto, e l'hanno detto tanti economisti, tra cui Bresciani Turroni, il grande economista italiano, che ha fatto un bellissimo lavoro negli anni, metà degli anni 30. Però, qui chiudo, per quanto mi riguarda, non esistono costanti in economia, per fortuna. Grazie, grazie Andrea Brandolini. C'è qualche altra domanda? No. Allora, io sì. L'economia. Aspetti col microfono. Chiedo scusa, posso chiedere come mai in questa conferenza è stata accostata l'economia, che è fondamentalmente una conoscenza umana, politica, la fisica, e non ha nulla di politico? Cioè, il politico non intendo politico nel senso parlamentare del termine, ma intendo di variabile umana, come ci ha confermato adesso, mi scusi, non so il suo titolo, il professor Brandolini. Come mai questo accostamento tra fisica ed economia? L'economia dovrebbe essere il regno dell'incertezza, mentre la fisica essere il massimo di poca incertezza. A parte che gli opposti sono molto belli da considerare insieme, però alla base c'è quello che io dicevo all'inizio, qui c'è un linguaggio comune, c'è la probabilità che è alla base di tutto. La probabilità determina ogni evento, che poi può diciamo essere trattato in maniera forse più rigorosa, più comprensibile, o nel caso di una scienza esatta, e in misura più approssimata, ma
pur sempre alla fine la guida di quello che vai e che fai in un mondo dove devi predire tutto sommato se domani ci sarà una crisi economica o no. Sarebbe bello saperlo, come Andrea ha detto, forse nel 2007 io non sono convinto che fosse un cigno nero, se me qualcuno l'aveva detto che prima o poi capitava, però è anche vero che su questo non ho una critica per esempio specifica, perché io posso garantirvi che ci sarà un terremoto, va bene, in un certo posto ci sarà sicuramente, e dopodiché questo è il problema delle previsioni non accompagnate da un tempo e da un luogo, no? O forse anche un luogo sì, ma un tempo no. Io insegno all'Aquila, dove diciamo due terremoti disastrosi ci sono stati, ma a distanza di 300 anni. Ripeto, se obbediscono, se sapessimo la legge alla quale obbediscono, probabilmente sarebbe possibile dire qual è un range, un intervallo di tempo in cui accadrà di nuovo, però non sappiamo esattamente la legge alla quale obbediscono, sappiamo che quella faglia si romperà di nuovo, questo non c'è dubbio. Però siccome il meccanismo è talmente complicato, diciamo, possiamo solo andare a tentoni e forse consigliare di fare delle case che resistano, perché invece questo è una cosa importante, cioè lo studio, la comprensione di quella cosa ti permette di dire qual è la probabilità che un terremoto sia maggiore di, va bene? Questo si può dire ragionevolmente, per cui uno sa che deve ragionevolmente costruire degli edifici che resistano fino a quella diciamo sollecitazione, ed è inutile probabilmente spendere soldi per fare una cosa di un terremoto di magnitudo molto maggiore che non accadrà, perché quella faglia è fatta in quel modo, diciamo, e non può rompersi in una maniera tanto diversa. Il problema è quando. Grazie, allora per chiudere, tra l'altro appunto, anche rispetto all'ultima domanda, abbiamo organizzato appunto questa conversazione anche perché credo che metta proprio in rilievo quanto sia trasversale nella nostra società il tema dell'incertezza. Poi ognuna delle discipline sviluppa i suoi strumenti, le sue tecniche per conoscerla, per gestirla, ed è quello che in realtà insomma dovremmo imparare a fare anche noi, perché ci confrontiamo continuamente anche noi con delle incertezze, quindi è chiaro che non possiamo sviluppare degli strumenti da tecnici, da addetti ai lavori, però da cittadini consapevoli, quello sì, possiamo imparare a conoscerla un po' meglio, l'incertezza, per riuscire appunto a gestirla in modo più consapevole. Però se possiamo far vedere la figura del Covid, no, che va di moda in qualche modo, e quello è chiaramente, non, anche se premo qua non credo succeda. Forse siamo un po' in ritardo. Mi rimettete un attimo le slide mie? No. Alla fine questa qua, una volta che uno ha metabolizzato le sigma, va bene, questa qui a me pare, voglio dire, questa è uguale, va bene, alla scoperta del bosone di Higgs, tra virgolette, ne ha la stessa certezza, se volete, va bene, lì dentro ci stanno sia gli errori statistici che gli errori sistematici, perché la curva rossa che sta sotto non è l'anno in cui non c'è stata l'influenza, quella è la media su un certo numero di anni, va bene? Cioè, i morti in un certo numero di anni ogni santo giorno o settimana che passava. Cioè, di fronte a questa curva io non capisco che cosa ci sia da discutere, cioè, veramente, forse perché sono laureato in fisica, ma non credo. Cioè, ripeto, quando dicevo che la probabilità deve essere un linguaggio che condividiamo, perché cioè, c'è poco da fare contro, a me pare che questa curva sia di un'evidenza tale, bene, per cui non c'è niente da discutere, cioè la gente è morta nell'anno 2020 di qualcosa di cui non era morta prima, perché altrimenti si sarebbe visto negli anni precedenti.
se non vi piace chiamarlo Covid, come pare, come si dice, però questo è un fatto. E qui dentro ci stanno, ripeto, gli errori statistici e sistematici, mentre questa curva è talmente evidente che però invece, come dice Parisi nella sua introduzione al catalogo, i giornali decidono che, siccome nella settimana 42 dell'anno ci sono stati incidenti stradali che hanno fatto morire 110 persone invece della media storica che è 100, va bene, ci fanno un titolo di giornale, va bene, quella è una follia totale, perché la statistica ti dice che se in media sono 100, una volta ne moriranno 110, una volta ne moriranno 94, quindi capite qual è la mancanza profonda di interpretazione dei numeri, va bene, in base alle probabilità. Questo secondo me è il messaggio più diciamo più importante, al di là di poi appunto se uno fa i conti con una matematica sofisticata o sulla punta delle dita, alla fine i grafici sono la cosa secondo me più chiara, perché ti parlano direttamente, ti parlano con immagini, non c'hanno bisogno di un'elaborazione successiva, va bene, un'interpretazione autentica tua, no? Quello è. Va bene, io ringrazio i nostri ospiti, Patrizia Tavella, Fernando Ferroni e Andrea Brandolini, e ricordo invece il prossimo appuntamento, che è giovedì prossimo, 28 ottobre, sempre alle 18.30, sotto la montagna, sopra la montagna, un dialogo tra Riccardo Venturi, storico e critico di arte contemporanea, e Margherita Morgantin, artista visiva che ha realizzato un progetto sulla montagna del Gran Sasso e anche all'interno dei nostri laboratori. Quindi, ecco, arrivederci a presto e grazie a tutti e buona serata.